Noi come le edizioni abbiamo partecipato a Book City fin dall'inizio, da quando era una manifestazione molto più piccola di quella che è adesso, e siamo contenti, felici di continuare a partecipare tutti gli anni con una serie di eventi. Oggi facciamo un evento per noi un po' particolare perché, diciamo, abbiamo qua il Dream Team della casa editrice. Mettiamo insieme diversi autori, diversi libri che abbiamo pubblicato recentemente, che girano tutti intorno al tema dell'intelligenza artificiale generativa. La grande innovazione forse sarà una rivoluzione epocale, questo ovviamente lo potremo dire fra un po' di tempo, ma ha tutti, diciamo, gli ingredienti per essere veramente, come si dice in inglese, un game changer per diversi settori. Abbiamo tantissimi relatori, quindi ribadisco quello che ho già detto singolarmente ad ognuno di rispondere molto brevemente, circa 3 minuti per poter dare la parola a tutti, fare 2 giri di tavolo e poi anche lasciare dello spazio a voi per delle domande, delle curiosità in coda alla presentazione. Io, come dicevo, sono Nicola Cavalli, direttore editoriale di Le Edizioni. Non dovevo essere qui, cioè dovevo essere insieme a voi, ma purtroppo Fiorenzo Pilla, che doveva partecipare e coordinare questo evento, non può esserci. Lo salutiamo e lo ringraziamo però per aver, con molta precisione, come suo consueto, organizzato la moderazione, e quindi io mi avvalgo dei suoi appunti per moderare questo evento. Vado rapidissimamente a presentare i nostri autori, che ringrazio per essere qui con noi, per essersi sobbarcati persino dei viaggi, quindi apprezzate anche voi lo sforzo dei nostri relatori. Vado inizio a presentare dalla mia sinistra. Andando a destra, Canzio Dusi, 25 anni trascorsi in multinazionali delle telecomunicazioni, saggista manager dello sviluppo di processi aziendali in varie aziende ed è autore con Gianluigi Buonanomi di Uomini che amano i chatbot, libro che è uscito recentissimamente per le edizioni, quindi non lo trovate neanche qua fuori perché diciamo lo abbiamo aggiunto un po' in corsa, che però è da settimana scorsa disponibile su tutte le librerie online e fisiche, oltre che sul nostro sito. Passiamo poi a Giulio Cupini, che è, diciamo, del gruppo con cui, insomma, faccio piccoli spoiler, continueremo probabilmente, spero, a lavorare del gruppo. Del podcast Digitalia e coautore di Uno Nessuno ChatGPT. È general manager di Admaiora, co-founder di Deliverty, detto giù Deliverty, ok? Laureato in scienze umanistiche, una tesi su digital cultura che ha vinto il premio Darwin nel 2009 per il miglior articolo di divulgazione scientifica. C'è poi Gianluigi Buonanomi, appunto autore insieme a Canzio Dusi di Uomini che amano i chatbot, ma anche di il titolo Rivoluzione LinkedIn, lo sono ricordato, scusate. Gianluigi ha pubblicato diversi libri con noi, quindi faccio fatica a ricordarmeli esattamente tutti, però qua non l'ho sbagliato. Gianluigi, appunto direttore di un'altra collana, di una collana fai da tech con le edizioni, insomma, collaboratore e amico di Le Edizioni da tanto tempo, giornalista, formatore sulla comunicazione digitale, con la passione per la divulgazione, è titolare della cattedra di Net Marketing presso l'Accademia Santa Giulia di Brescia. C'è poi qua alla mia sinistra Simone Aliprandi, anche lui direttore di una collana con Le Edizioni, autore del titolo L'autore artificiale. Avvocato, dottore di ricerca, si occupa da 20 anni di consulenza, ricerca e formazione nel campo della proprietà intellettuale e più in generale del diritto delle tecnologie digitali. Passo alla mia destra con Rossella Dolce, anche lei collaboratrice, amica di Le Edizioni da diverso tempo, con diversi titoli pubblicati qua
con le edizioni. Rossella invece è psicologa, psicoterapeuta, tutor all'Università Bicocca di Milano, ma soprattutto analista ed esperta dell'impatto delle tecnologie digitali sul benessere personale e psico-individuale. Arriviamo poi a Massimo De Santo, coautore appunto con noi di Uno Nessuno ChatGPT, come Rossella, e futuro anche lui autore per le edizioni anche di prossimi testi che abbiamo in preparazione. Massimo è professore ordinario di calcolatori elettronici e reti di calcolatori all'Università di Salerno, autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, principalmente nei settori del knowledge management, computer vision, Internet of Things, grandissimo esperto di fantascienza e di visioni future. Last but not least, Michele Di Maio, tecnologo ed esperto di business intelligence con esperienze in diversi settori, dall'elettronica di consumo al luxury fashion, anche lui coautore di Uno Nessuno ChatGPT.